La furia delle acque non ha lasciato scampo a Maiorca. 9 persone sono morte e almeno 6 risultano disperse a causa dell'alluvione che ha messo in ginocchio l'isola spagnola, causando anche 200 sfollati. Tra le vittime anche una coppia di turisti britannici, annegata in un taxi a San Llorenç, cittadina sommersa da un'ondata di fango. La pioggia torrenziale ha colpito in particolare la località di San Llorenç, a circa 60 km a est di Palma, ma anche Sant'Iliot sul mare. In 4 ore sono caduti 22 cm di acqua, cifre che danno la misura della tempesta. San Llorenç è una località che, nonostante non sia sulla costa, anche in questo periodo è frequentato da molti turisti, soprattutto inglesi e tedeschi. L'intensità del temporale ha portato all'esondazione di diversi torrenti e corsi d'acqua che hanno raso al suolo tutto quello che hanno incontrato e intrappolato centinaia di persone nelle abitazioni. L'ufficio meteorologico della Spagna ha messo un bollettino di allerta elevata anche per Ibiza e Formentera. Piogge, temporali e allagamenti con lo spettro dell'alluvione anche in Sardegna meridionale, colpita da forte maltempo nelle ultime ore. La statale Sulcitana nel Cagliaritano è tranciata in 2 punti. La foto impressionante dall'alto sul rio Santa Lucia a Capoterra. Sempre nel sud dell'isola, in particolare nel Sarrabu, Seno Gliastra, l'allerta durerà fino alla mezzanotte. In alcuni comuni nel Cagliaritano i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole in via precauzionale.